Ladies and gentlemen, benvenuti nel decimo appuntamento del Banco dei Pegni di Stepney, anche conosciuto come Dealer's Life 2. Quest'oggi andremo avanti, magari acquisteremo il nuovo negozio. Ho scoperto come far vedere la collezione privata grazie ai vostri commenti. Un bel pollicione in su, iscrivetevi e attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Eccoci qua! Allora, ho un pochino meno soldi dell'ultima volta perché era già in corso una giornata e ho acquistato quest'arco per 49 milioni di dollari. Mi sembrava un buon deal, vabbè, forse non lo è stato, lo scopriremo. Brutto incidente sul gazzettino. Ennesima tribù amazzonica perduta per sempre dopo essere stata assoldata per giocare a Pokémon nel cuore della foresta. Ok, consiglio del giorno, quando migliori il tuo negozio verifica sempre di avere abbastanza risorse per affrontare le spese future. Grazie mille per il consiglio, vediamo se possiamo fare qualche modifica extra ai nostri oggetti. Qui volendo si può far partire un bel restauro. Qua abbiamo tutto regolare, tutto... questo è buono? Quindi, madonna, con 3 milioni quello lo facciamo diventare una roba mega costosa. Allora, partiamo con 2 milioni e 7 di oggettino. Ma, guarda, posso dare 2 milioni e 4, ma è palesemente una perdita di tempo. Te lo puoi tenere. Questo che è mitico mi dai... cioè, me l'accetti a 1 milione e 9? L'ha accettato. Non era scontato. Questo costa troppo poco, quindi te lo lasciamo. Qui stiamo parlando di 700.000 di letto, anche meno, anche meno. Bello questo trono medievale. Ne possiamo parlare. 3 milioncini, che dici? Accettato. È in condizioni buone, quindi tra l'altro possiamo anche restaurarlo e renderlo un pochino più costoso, un pochino più figo. 4 milioni per 3 mini piramidi. Facciamo 2 milioni e 8, dai. Fa un bello sconticino. 3 milioni e 100. Va bene, ci posso stare. Il souvenir della moschea blu, 5 milioni. Oh, finalmente hanno capito, ragazzi, che sotto un tot non voglio gli oggetti. L'ho appena pagato 5 milioni. Ok, ok, tutto regolare. No, qua laviamo il cervello. Proviamo con 2 milioni e mezzo. 3 milioni. Ci sta. Che ti devo dire? È un falso. Ah, la reputazione torna ufficialmente a salire. Allora, il Duomo di Milano è autentico. Sta sui 32 milioni. Però 32 milioni pagato 1 milione e 6. Cosa? Devo comprare la statuetta a 4 milioni. Va bene, easy. Per 2 pulito. Recuperiamo intanto un po' di soldini. Ah, Ewan non ha trovato nessun tesoro. Ho capito cosa lo pago a fare quel cacciatore di tesori. Non trova mai niente. Una bella collana con le pietre preziose dell'870, riconducibile alla caduta di Atlantide, che è appartenuta ad Oscar Wilde, scritto in quel modo, va bene. E offrirò per 6 milioni e mezzo, che ti devo dire? 7? Ma non un nichelino di più, non ci vogliamo rimettere. E niente, 8 milioni e mezzo, così. Polverizzato il mio patrimonio, no, non è vero, siamo schifosamente ricchi, va bene così. Lord Pity Manor, ragazzi, attenzione. Attenzione, casa? Vediamo se quell'oggetto lì è di casa. Facciamo il busco, eh. No! Non lo è, raga. È un'arma. Ok, di casa ho solamente il trono. 7 milioni e 9 per il trono, nel senso, va benissimo. L'ho pagato 9 milioni... 8 milioni e mezzo, ah, se mi dai 12 milioni la chiudiamo qua. Dai. Dai, 12 milioni, 11 milioni e 2. Va bene. Appena preso, all'asta di poco fa. Quindi, nel senso, meglio di così non poteva andarci. Questo 800.000 e me ne libero, così lo leviamo. Va bene. Questo me lo vuole vendere a me? No, 6 milioni, 6 milioncini. 8 milioni e 2? No. Facciamo 7 milioni per una piccola plusvalenza. Vedi, che accettano sempre. Cioè, quando mi fai vedere 7 milioni sul piatto, giustamente dicono, aspetta un attimo, come 7 milioni? Questo mi sta riempendo di quattrini. È proprio così. È proprio così. 2 milioni e 2 di armatura. Questa ne possiamo volendo parlare per 1 milione e 6 se la chiudiamo. Allora no. E questo niente. Ciao. Giornata in plusvalenza. Tutto regolare. Facciamo una stima qua di questo bel martello. C'è altro da stimare. Questo l'ho pagato 52 milioni ma non è stimato. Facciamo una stima, vediamo che succede. 8,50 troppo poco. 1 milione e 6 di libriccino. Ma chi lo vuole per mezzo milione? No, 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 no. Ti do 28 milioni. 38? No, ti lavo il cervello.
Allora, c'è scritto che vale 32 milioni. Ti do 30 milioni. Ho sbagliato. 30 milioni. 30 milioni ti posso dare. Ha accettato. Ok. Lo vuole già comprare? Quanto? Voglio 50 milioni. L'ho appena preso. 50 milioni. No. E allora 48 milioni. Eh? Me ne andrò. E allora 45 milioni. Dai! Un ricarichino. 39 milioni, l'abbiamo appena preso. Possiamo farci 9 milioni di plusvalenza. Va bene, va bene, va bene, va bene. C'è World of Warcraft qua giù in fondo, guardate. World of Peacecraft. Ok, tutto regolare. B per Benedetta. Con le forchette, Benedetta Parodi. Ok, lo voglio, 6 milioni e 2, dai. Lasciatemelo, poche storie e si va. Consiglio del giorno. Durante la trattativa per... Cos'è? Cos'è quella roba? Mi ha intrecciato gli occhi. Allora, buone, condizioni buone, qua si può fare un restaurino. Condizioni buone, qua si può fare un restaurino. Condizioni cattive, qua dobbiamo necessariamente fare un restaurino. Allora, una pistolaccia da 800.000, nulla. Blitzcrank, te lo tieni. La collana, se vuoi, per 6 milioni e mezzo, è tua. Ottimo così. Questo libricino, nah. 4 milioni di trono? Ne possiamo parlare, ti do 3 milioni e 8. No, non accetterò mai. 6 milioni? Dai, facciamo 7 milioni. Bella così? Chiusa in due per, non ci interessa. Questo è un falso, chiamiamo la polizia. 4 milioni? Vuole... Cosa? Cioè io ho comprato una cosa a 190.000 e ne vale 4 milioni? Facciamo 5 allora. Che dici? 4 milioni e 100, va bene. Raga, più 2000% su questa trattativa, ma stiamo scherzando? 2000%! No, questo te lo vendo a prezzo di mercato, 1 milione e 6. Perfetto così. Ah, oh mio Dio, l'arco vale 65 milioni, raga! Oh mio Dio! Raga, stiamo per fare una delle vendite più grandi di sempre, eh? Cioè, questo se lo vendo all'Lord Petit Manor mi rende ricco, però portiamolo all'asta, raga. Vale 65 milioni in stima. L'ho pagato 55 con il restauro. Dai che saliamo. Raga, non scherzo, quest'arco può arrivare a 100 milioni tranquillamente, eh. È una... No, 71 milioni e basta. Potevamo fare di meglio, raga. Leggi qui e perdi il tuo tempo. Mi prendi per il culo. Bella, 7 milioni e 5 ti do per questo aggeggino. È comunque un'arma, quindi per PT Manor ce l'abbiamo. 8 milioni di statuetta? Me la vuole vendere a 6 milioni. Facciamo 5? Dai. Bello. Ma che sta succedendo qua? What is going on? 8 milioni di... Sì, 8 milioni. 1 milione e 9 di spada. 1 milione e 5. Dai, la chiudiamo. Ci stai? No, grazie. Ok. Arrivederci. Non mi farò mai più il sangue amaro. No, 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 no. Allora, questa in condizioni buone la possiamo sistemare un po' meglio. Qui la stima c'è già. Ok, facciamo qua la stima. Ho pagato 7 milioni. Vediamo qui la statuetta. 8 milioni e 3 di valore. Se me ne dai 9 è tuo. Che ne dici? Più 4 milioni di plusvalenza. Il portale, la sparaporte di ricchi e morti. La voglio. La voglio, ragazzi. La voglio. La metto nella mia collezione privata questa. Ti do 1 milione e 8, dai. 1 milione e 8, via. Perfetto, quella la mettiamo subito nella collezione privata. Istantaneamente. Non posso da qua? Vabbè, la mettiamo dopo allora. Vuole comprare il Duomo di Milano. Cosa mi vuoi dare? 26 milioni. Eh no, la stima è 32. Ne dai 36, forse volevi dire. 29. Raga, questa potrebbe essere la plusvalenza più grande che abbiamo mai fatto nella nostra vita. Siete pronti? Boom! No! 1900%, meno di prima era 2000%. Oggi stiamo facendo dei colpacci comunque, dei colpacci. Allora, questo è impegno. No, ti do 700.000, dai. E accontentati anche. No, 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 non te la vendo la pistola di ricchi e morti. Questo vuole vendermi un'altra sacchettina. Ti do 1 milione. 1 milione per una sacchetta di pelle usurata. Dai, 1 milione e 2, va bene. Andata per 1 milione e 2. La vuole comprare subito lei? 2 milioni allora, dai. Dai, 1 milione e 7, ok. 500.000 così, in 2 minuti. Allora, vuole comprarlo per 5 milioni e 2? No, ah no, no, 5 milioni e 2 è impossibile. 6 milioni e mezzo.
milione in più, ok, 260.000, troppo poco. Statuettina qua, facciamo 1.600.000, dai, no, te lo puoi tenere. Il flauto, no grazie, 2 milioni di cavallino, facciamo 1.700.000. Buono? Dai, eh. Lusso, lusso totale. Allora, lei vuole comprare le uova, 3 milioni e mezzo, dai, ma sì che ci stai, era ovvio. Fucilaccio inutile, la pistola no, devo ricordarmi di mettere nel vault. Per forza, bello questo. Per il pegno ti posso dare 4 milioni, che dici? Fare fatto, ok, non mi interessa. Robottino, 800.000, 800.000, dai. Arrivederci. Questo? 19 milioni vuoi? Facciamo 15, che dici? È d'accordo? Madonna, speriamo di aver fatto la scelta giusta. 15 milioni per un cosino d'oro. Allora, pistola di ricchi e morti va dritta nella collezione personale. Troppo importante. Qui dobbiamo fare una bella stima. Qua sta bene. Qua dobbiamo fare niente. Ok. Qua una stima. Sulla sfera poké. Ok, c'è un camion parcheggiato qua fuori. Aperto e incustodito. Scatola al suo interno. Convinci la gente che gli oggetti sono nostri. Perfetto. Abbiamo preso un'armatura, un bociocio e una torretta di Trim Stronghold. Ok, questo è il bociocio. 4 milioni. Quella geggia è da stimare prima, eh. Facciamo che me ne dai 8. Non ci siamo. Easy. No problema. Non mi interessa. Non mi interessa. 5 milioni e mezzo. Se me li dai per lui, te li do. 5 milioni e mezzo. Precisi. E il suo valore di mercato. È peggio per te. Questo è un falso. Facciamo arrestare. Questo è bello. Questo ti posso dare 4 milioncini. Che ne dici? Raga, oggi nessuno è d'accordo. Ma cosa volete da me? Cioè, 2 milioni e 3 è la sua stima. Dammi 2 milioni e mezzo perché crescerà di valore nel tempo palesemente. Non mi interessa. Qua è 10 milioni voglio. Me ne offrivano 4 prima. Cioè, pensi di convincermi così? Ciao, ciao. Ma ciao, ciao te lo dico io. Allora, parliamo per questo. Ti posso dare 3 milioncini. Puliti. 3, non di più. Ok. Molto bene, molto molto bene. Allora, andiamo all'asta. Vediamo cosa c'è di bello. Niente. Oh, 52 milioni, ragazzi. L'ho pagata 8. Si gode, come non mai. Come non mai. Qua facciamo una bella stima. Allora, vediamo. 9,60, non mi interessa. Impegno, te lo puoi tenere. Per questo te ne do 3. Ti do 3 milioncini, dai. Affare fatto. Borda, borda. No, 48 col cavolo. 60 milioni. Voglio 60 milioni. Boom! Borda! Prima abbiamo chiesto 21 milioni per questo. Abbiamo chiuso a 22. Abbiamo fatto bene a tenerlo. Questo te lo posso prendere volendo per 3 milioncini e 2. Che dici? Perfetto. Perfetto, grazie a te. 3 milioni e 3. Cago io, puzzi te. 2 milioni e 8. No. Il suo valore di mercato è più alto. Dai. Su. Poche storie. Tappetino. Nah, vale troppo poco. No, 2 milioni di spilla, ne parliamo. Ti do 1.500.000. La chiudiamo. Questo cos'è? Il souvenir di Maris Paulson dell'età dell'argento. Nah, tienitelo. Allora, il bicioccio c'ha il prezzo stimato a punto interrogativo. Vabbè, analizziamolo per sicurezza. Magazzino all'asta, direi di intervenire per avere degli oggetti extra. Non me lo lascio sfuggire, cioè, ora, non so se riuscirete a portarmi via un rene oppure no, ma continuate a stare. Ok, bene, dai. Boom! Preso a 7 milioni. Quello va dritto in collezione, raga, eh. Dritto in collezione, subito. Dov'è? Guanto, collezione. Allora, vedo che c'è un'asta, potremmo portare uno dei nostri oggetti. Porto questo, che sta a 19 milioni di stima. Andiamo? Andiamo? Se non ne vedo 30, vi ammazzo tutti! Allora, il prezzo che l'abbiamo pagato l'abbiamo recuperato. Stiamo sui 17 milioni, la sua stima è 19. Arriviamoci, grazie. 19 ci siamo dentro, siamo già a 20. Beh, può avere un margine di incremento molto alto nel corso del tempo. Spingiamo! Ci sta, ci sta. 25 milioni comunque, me li accollo volentieri. È tornata, raga! Sì, Indiana Jane. Finalmente di ritorno alla mia epica missione. Come mi aspettavo, è stato un grandissimo successo. Una pietra miliare nella storia dell'umanità. Ecco qui la tua parte, come promesso. Ok. Organo a canne rinascimentale e collana medievale d'argento. Vediamoli.
Organo a ca... È contraffatto. Lara Croft, ma che caspita hai fatto? Mi ha portato due oggetti contraffatti, raga. Me li vogliono già comprare. Questa li vuole con 2 milioni, dai, ce ne liberiamo. È un falso. No, dai, dai. Con tutti i soldi che le ho dato, mi ha riportato questa roba. 1,5 milioni, signorina. È un falso. Gliel'ho venduto, raga, gliel'ho venduto ormai. Cosa devo fare? La tipa mi ha portato un falso. Ma io cosa c'entro? Non c'entro niente. Oh mio Dio. No, questo te lo puoi tenere, mi fa schifo. La trottola pure. Vabbè, questo ce ne liberiamo. Prezzo di mercato 800.000, dai. Wow. Wow, raga. Che disastro. Hai finanziato con successo la missione di Indiana Jane. Indiana Jones sarebbe un mix fra... Cioè, Indiana Jane è un mix fra Lara Croft e Indiana Jones. Rutto libero. La polizia è stata costretta a interrompere un interrogatorio a seguito di ripetuti rutti del sospettato. Bene. Tutto regolare, no? Tutto regolare. Sei un cercatore di tesoro. Dammi 2,3 milioni, via per questo. Che dici? 200, dai, va bene. Tanto per quello che l'avevamo pagato, chi se ne frega, non la voglio. La tua moto te la tieni. 4 milioni di strumento di tortura li voglio, però. No, ho sbagliato, volevo dirti 3 milioni. Dai, ovvio che accetti, ti avevo offerto 300.000 all'inizio, poi sono diventati 3 milioni, un 10 per. Ah, ti do 5 milioni per questa statuetta, è ovvio che avresti accettato. Questo qui per adesso teniamolo, questo lo posso vendere invece. Mi offre 16 milioni. Dai, facciamo 20 e non se ne parla più, che ne dici? Va bene, oh mio Dio, le vere plusvalenze. 5 milioncini qui me li dai? Morda, non si è accorta che era falso. Qua in condizioni pessime, dai, 2 milioni e non se ne parla più, va bene? No, grazie a Dio. Cioè, proprio con il nervosismo dentro. Allora, vediamo. Oh, il Stonehenge. Figo. 14 milioni. Strano che qua il nome non sia stato modificato. Però, va bene. Mettiamo almeno 10 milioni e glieli diamo, dai. Che dici, me lo lasci? Bella lì! In saccoccia. Ma prendiamo anche il coltellino. C'ha 4 milioni di valore stimato. Perché no? Tanto nessuno vorrà un coltello per il burro dell'era vichinga. Dai! È per il burro! E lasciatemelo, tirchiacci, maledetti. 4 milioni e 2, ultima offerta. Ultima, arrivederci. Arrivederci. Quanto vuoi per 10 milioni? Cosa? Te ne posso dare 12. 12 milioni. Ma abbiamo fatto la scelta giusta, raga. Allora, Stonehenge, pronta per la vendita. Voglio 15 milioni, sorella. Quindi l'ho pagato... No, no, no. Nel senso, aspetto Lord Pity Manor a quel punto. Questo l'ho pagato 12 milioni, ne voglio almeno 15, che dici? Dai. Troppo distante. Almeno 13 milioni? Troppo distante. Almeno 12 milioni, quello che l'ho pagato! Vattene a fancuore. È un falso, vergognati. Addio. Qua facciamo una bella falsificazione. Bella! Beh, questa è la moto di Tron. Raga, Ferrarino? 130 milioni non è poca roba però, eh. Non è poca roba. La Bat Machine. Vabbè, e se le prendiamo entrambe, raga, posso dire di avere due supercar. Dai, parto dalla Batmobile. Follia, 130 milioni di Batmobile. Cosa ho fatto, raga? Beh, a questo punto rendiamo bel... Ma è clamoroso! Ma è bellissimo! Oh mio Dio, ma no, ma costa troppo. Calmi, calmi, calmi. 1 miliardo di sfondo! Allora, facciamo un piccolo upgrade al giardino. Ma un upgrade degno di essere chiamato tale. Non 160 milioni, per l'amor di Dio. Ok? Ah, lo posso anche vendere adesso. Beh, qualcosa ce l'ho già che ho comprato, no? Tipo questo. Ok, quindi adesso... Questa è la nostra... Non è male. Non è male. Prendiamone una a 32 milioni. Basta spese per oggi però, eh? Ma che roba? Ho preso la Batmobile. Cioè, è spettacolare tutto ciò. Decisamente spettacolare. Vuoi comprare il piede di porco a 10 milioni? A voglia. A 11? Che ne dici? Ovvio. Ovvio che sì. Che domande sono? Ok, lei vuole comprare l'oggetto quello falsificato. Accettato, meno male, ce ne siamo liberati.
È quello di Lara Jones Croft. Ok, questo è un falso. Lusso. 22 milioni? Stiamo iniziando a fare sul serio qua. Te ne do 15, che dici? Ok. Allora facciamo 13. Mi piace 13. Accettato. Allora, o mi ha fregato palesemente, o noi abbiamo fregato lui. C'è un magazzino all'asta, vado. 750.000. Mamma mia, che poveracciata. Mamma mia, questo lo vuoi prendere? Facciamo 4? 4 milioni me li dai? No, ok. Va bene. Ho pagato 13 milioni questo. Mi dai 19? Ma vogliamo fare 22? Borda? 9 milioni di plusvalenza. Questo l'ho pagato 12 milioni, quindi o me ne dai 15 o te ne vai. Ok. Buono, questo è un falso. Ma poi cos'è? Un letto sporco. Ma cosa porta la gente? Oh, c'è un'asta. Tonange, pagato 12 milioni, ma l'ho preso all'asta. Proviamo a vendere il collarino, vai. L'ho pagato 11. Non ha la stima. E quindi questo cosa significa? Astano all'infinito perché non sanno quanto vale. Potrebbe valere 50 milioni? Mi accontento di 38, allora. Dai, salire. Siamo solamente a 17. Forza! Voglio dire almeno 20. Almeno 20, se no la presa in giro. Bravissimi. Buono. Quasi un per due su questo oggetto. Siamo già ritornati a 400 milioni. Oh, congratulazioni, sei stato nominato il secondo miglior banco dei pegni del quartiere. Perché il secondo? Questo attirerà più clienti del solito. Il falsario. Ho qui un documento che dice che sono il primo. Bam! 20% di clienti in più, ma reputazione meno 5%. Chi se ne frega, appena sgamiamo uno con l'oggetto falso già la recuperiamo tutta. Meglio di così non poteva andare. 1.200.000 non mi interessa. Stilettino. Che mi fate fare queste robe da poco? No, te lo puoi tenere. Bello questo fuoco fatuo. Ti do 3.500.000. Va bene? 4.200.000. Facciamo una lavata di cervello. Facciamo 3.900.000. Va bene? Ok. Questo te lo posso vendere, non è un problema. Facciamo 4.500.000, giusto un piccolo ricarichino in più. È giusto così, questo non ci interessa. Questo è mitico, però è in condizioni pessime, gli dobbiamo dare un restauro. Ti do 800.000, no. 900.000, che ne dici? 1.100.000, va bene. Non so quanto mi ricosterà rimetterlo a posto. Ah, per Stonehenge voglio 24 milioni. D'accordo. Va bene, I guess it's ok. È un falso. Siamo già tornati al massimo della reputazione. Abbiamo risuperato i 400 milioni. È incredibile. Donna incinta rimasta chiusa in un ascensore. I pompieri affermano che tirarla fuori è stata un parto. Faccio finta di non aver letto. Oh, vuole comprare il mio oggetto falsificato. Beccatelo. L'abbiamo liberato. Oh, anche questo. Ciaone. Allora, lava cervelli, perché anche questo è falso, Voglio 19 milioni. Ne vale 24. Guarda, ok. Liberati. Per questo voglio 6 milioni. 6 milioni cinesi, dai. Ho pagato 3 milioni e 9, cioè, o mi dai 4 milioni e mezzo. Questo è un falso, chiamiamo la polizia. Per questo ti do 100.000. Ho dato 1 milione, vero? Oh no. 7 milioni di orecchini. Oh, si ragiona. Del 1000. Passato un po' di tempo dal 1000, Siamo più lontani dal 1000 che vicini allo 0 da 1000. Non so se mi sono spiegato. No, cosa ho offerto? Cos'è sta moneta medievale? Ma no, è bruttissima, non la voglio. Piuttosto prendo il letto antico. Sì, ci voglio stare lì disteso alla Cleopatra mentre mi ingozzano e mi fanno vento. Dai! No, più di 1.400.000 non te lo do per questo trobolo rovinato, via. L'ultima offerta, 1.600.000. Ci sto rimettendo. Ok. Non mi costa niente mi costa giusto 3 milioni, però. Obiettivamente è tanto? No, non è tanto. È giusto, è qualcosa. Non è tantissimo, non è poco. Dai, ultima offerta! Ho offerto più di quello che vale. Cioè, nel senso, possiamo falsificare un po' di roba, no? Che dite? C'è una cosa alla volta, purtroppo. Lord Petit Manor, salve. Categoria indossabile? Beh, questo l'ho pagato 9 milioni. 28 me ne ha dati? Let's go! Ha fatto cassa di nuovo allora il vecchio. Vai, parliamone. Ti do 1.200.000 per questo impegno. 1.400.000, ok, ci sto.
Buono, questo quanto vuoi? 500.000 inutile, 500.000 inutile, 1.000.000. Questo se lo vuoi prendere e portarlo via, così me ne libero, questo è un falso. Vediamo questo, noi portagioia te lo tieni, 90.000 di... Cioè 90.000 di valore è veramente troppo poco, comprendi? Troppo poco. Oh, una sfera interessante. Qua ci possiamo spingere sui 3.400.000 magari. Bella. 1.100.000 impegno, parliamone, ti do 500.000. Bene, 600, andata. Qua cosa abbiamo? Una sfera che vale poco, una sedia da 3 milioni. Mi chiedo come sarà possibile. 2 milioni ha accettato. Questo possiamo liberarcene, te lo do a 500.000 se per te va bene. Andato. Un furgoncino epico, mitico, a 37 milioni. Qui possiamo farci una bella plusvalenza, te ne do 30. Andata. Vuole comprare la cosa mia? Ok, facciamo anche 8 milioni, se sei d'accordo. Mamma mia. Mamma mia, sono un mago, sono un mago. Non mi interessa. Il corno, sì, del fosso di Helm. Allora, questo l'ho pagato 32 milioni, Vediamo. L'asta parte da 27. Rialzi molto alti. 32, siamo già a 35. Oh, 37. Ma vogliamo sfiorare i 100 milioni? Per il trono antico dell'impero romano d'Oriente? Dai. Salire, salire, 60 milioni, salire, salire. Oh, questo fa di 5 milioni a botta, raga. 65 milioni, ok. Abbiamo fatto un ottimo 2x, siamo quasi ritornati a 500 milioni, Sembra che il nostro presidente sia in ottimi rapporti con Don Vito, il famoso boss mafioso. Ah, bene. Lui vuole comprare il furgoncino, quanto? Ma guarda, vale 38 milioni, me ne dai 50 e non se ne parla più. 38 e mezzo? No. Ne voglio 45. 37 e mezzo, certo, meno di prima. Ne voglio 42. 42 milioni mi sembra ok. 12 milioncini di plusvalenza ce li abbiamo fatti. Questo te lo prendo a 1.200.000 se per te ok. Lusso. Questa te la tieni. Questo te lo posso vendere. 5 milioncini me li dai? Bella lì. Bella lì. Questo non lo voglio. 12 milioni di... Cos'è? Cos'è? Il fallò di Dark Spirits. Dark Souls. Ok. 7 milioni. 10 milioni e 8, 9 milioni e 3, 8 e mezzo me ne vado, va bene, va bene. Vuole darmi già 15 milioni, l'ho appena preso, dammene 17, 16, andata. No, te li do a 32, non li vale. 29 milioni, ma che plusvalenza ci faccio? Cioè, raga, tanto vale la pena allora aspettare che magari arrivi Lord Petit Manor e provarlo a dare a lui, sempre che ricerchi quella cosa là. Lui vuole già prendere il trono. Voglio 45 milioni. Voglio 45 milioni, forse non hai capito. Va bene, ne voglio 39, 39 milioni. L'ha preso! 10 milioni di plusvalenza sul trono! Ti do 1.200.000 di questo, via, metà prezzo. Buono così. La stufa te la tieni, questo te lo tieni. Questo lo vendiamo subito, 3 milioni. Guarda, affare fatto. Questo è un falso, bene così, 2 milioni e 4. Se me ne dai 2 milioni e 7 è tuo, 1 milione e 8. No, 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 no. Lo vuole anche lui, 2 milioni e 6, che dici? Bella, vediamo come siamo messi. Allora, qua farei una ristrutturatina, questi sono impegni, ristrutturatina anche qua. Vogliamo falsificare qualcosa? Allora, intanto qua posso fare una ricerca di mercato. Questo l'ho falsificato io, di sicuro non lo defalsifico. Sparo un prezzo. Ah, se mi dai 3 milioni e mezzo è tua la sedia. 3,3, 3 e mezzo, dai, 3,350. Andato. Questo no. 2 milioni e 6 per il pegno, ti posso dare 1 milione e 4. Dai. È ovvio che accetti, 1 milione e 4 per una statuina. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, svolto la vita a chiunque. 1 milione e 3 qui, va bene? Va bene, 1 milione e 3? 1 milione e 7. Sono troppo accondiscendente oggi, ragazzi, Troppo malleabile, che sta succedendo? Parliamone, 1 milione e 2, via. 1 milione e 6. Cioè, 17 milioni di Blitzcrank, bello. Ti do 15 milioni, va bene? No, 17 e 4 non ci siamo. Te ne posso dare 15. Avevo già offerto 15 prima. Posso dare 16 milioni. Dai, ok. C'è stata, ma cioè 16 milioni è una statuetta. Chissà quanto mi costa addirittura rimetterla a posto. Cioè,
Oh, attenzione, c'è un'asta. Andiamo a vederla. Vediamo qua il souvenir della torre. Troppo poco. 300.000, raga. 1.600.000. Killer's Creed. Che fantasia. Dai, lasciamelo vincere. Appartenuto a tua nonna? E allora lo devo prendere per forza. È di mia nonna. Ok, l'ho preso. C'è il David d'oro. Raga, questo finisce in collezione, ve lo dico. E poi vi mostro tutta quanta la mia collezione. Non vedo l'ora. Tra l'altro ci dovrebbe essere anche un recap degli oggetti più costosi che abbiamo mai comprato e venduto. Che è molto interessante, secondo me. Dai, che vale 2.100.000! Non mi rompere le scatole! Me l'hanno fatto strapagare. Vabbè. La mia collezione personale è piena? Cosa? Fatemi un attimo uscire da qua. Allora, ora analizziamo la collezione. È stata una giornata veramente molto prolifica. Abbiamo fatto un sacco di soldi. Abbiamo comprato la Batmobile, vi ricordo. Una nuova casa e un nuovo giardino. Abbiamo speso un sacco di soldi, un sacco di milioni. Andiamo nei nostri extra, dove c'è la sala dei trofei. Allora, queste sono le vendite più alte che abbiamo mai fatto da sempre. Ammontano per un totale di 405 milioni. Allora, abbiamo venduto questo a 108 milioni. Mamma mia, credo a Lord Pity Manor. Questo 88 milioni. Che figata. 71, raga, questo è di oggi, eh. Questo è di oggi, fresco fresco. Coltellino. Anche questo è di oggi? Può darsi? Boh, non ricordo. 69 milioni. E questo pure a 69 milioni. Wow. Gli acquisti più alti non sono tutti uguali, sono molto simili però. Navicella 51 milioni, 49 milioni l'arco, 45, 34 la moto e 30 il fucile. E poi c'è la mia collezione personale, raga! Che bella! La collezione personale, cosa succede? Buttare questo oggetto lo perderai per sempre. È così che funziona la collezione personale, lo perdo? Non me lo rimette nel... No, clamoroso. Non va bene, non va bene. La collezione personale non vale tantissimo. Abbiamo l'action figure di Sarah Croft, guanto dell'infinito, l'action figure di Perry Otter, la pistola di Rick e Morty trovata oggi, bellissima, bellissima. Allora, io direi che la macchina da scrivere possiamo silurarla, se siete d'accordo. E volendo anche il gabinetto d'oro, più che altro in pessime condizioni. Questa la voglio tenere assolutamente, la navicella la teniamo. Questo, boh, dai, possiamo fare a meno. Abbiamo preso il David d'oro, quindi volendo questa statuetta rinascimentale d'argento la possiamo eliminare. Così abbiamo fatto un po' di spazio anche nella nostra collezione. È un peccato perdere definitivamente questi oggetti, effettivamente. Però, figo che abbiamo scoperto almeno dove si può vedere. Purtroppo qua non ci sono altre sezioni, quindi questo per oggi è quanto. Ragazzi, il decimo appuntamento del Banco dei Pegni di Steppi termina qua. Spero che vi sia piaciuto, vi siate divertiti. Un bel pollicione in su per nuovi episodi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Oh, raga, cascasse il mondo, il prossimo episodio dobbiamo comprare un nuovo negozio. Ci vediamo al prossimo video. Questo è tutto. Buon video. Cioè, praticamente abbiamo buttato via così, dal niente, 4 milioni di dollari dalla nostra collezione personale. Bella idea! Bella mossa, Stefano, bravo!